Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, vi siete mai chiesti se la persona con la quale vi state frequentando vi tradisca? Se la risposta vostra è sì, allora siete capitati nel video giusto. In questo video vi dirò alcuni segnali per capire se la persona in questione vi tradisca oppure no. Premetto che il fatto che ci siano tutti questi segnali non significa che la persona in questione ci abbia per forza un altro o un'altra, premesso questo. Però questi sono dei segnali che vi aiuteranno a capire se la persona potrebbe o meno tradirvi. Primo segnale che è molto attento o attenta al cellulare, cioè non vuole che voi vediate il cellulare, perché questa, ragazzi, è una prova d'amore, perché una persona che non ha niente da nascondere, se sei fidanzato o fidanzata con quella persona, tu il cellulare è normale che glielo dai. Se non glielo dai, è perché ci sta un'altra persona nella tua vita. Questo è poco ma sicuro, secondo me. Secondo segnale, ma non per importanza, è che la persona in questione non vi dica mai ti amo, per carità, non è che uno ve lo deve dire spesso, però un ti amo va bene, perché comunque è vero che ci sono gesti che valgono molto di più di un ti amo, però a volte fa bene pure sentirselo dire. Se non vi dice mai ti amo, fate attenzione perché non va bene, in un rapporto ci vuole anche quello. Terza cosa, se cominciate a vedere che comincia a inventarsi delle scuse per non vedervi, tipo se siete, mettiamo, fidanzate o fidanzati con una persona, notate che prima vi vedevate per esempio tutte le sere, poi stranamente da un certo punto della vostra relazione questa persona comincia tipo a inventarsi delle scuse, per esempio, mo stasera non posso che mi è morto il gatto, domani sera non ci possiamo vedere, poi vedete che stranamente si inventano dei viaggi assurdi, viaggi di lavoro e quindi lì cominciate a capire perché se per esempio eravate abituati che per una persona, con una persona vi dovevate vedere per esempio tutte le sere, poi vi vedete di meno. Non per le circostanze o per la distanza, ma per colpa di quella persona che stranamente si inventa delle cose per non venire, c'è un'altra. La persona che tradisce avrà, secondo me, come minimo due cellulari. Uno per voi e un altro per quella persona che sarebbe l'amante. Semplice, no? Poi, per chi convive, si aggiunge anche il fatto che la persona che tradisce, per esempio, cambia le abitudini. Se per esempio voi eravate abituate o abituati che vostra moglie o vostro marito, che ne so, il sabato sera stava a casa perché è sabato, così cominciate a vedere che vostra moglie, per esempio, dice stasera devo uscire con le amiche, vostro marito dice devo uscire con gli amici, però questa cosa si ripete nel tempo, cioè non un sabato, perché ci può stare un sabato, cambi programma, però nel tempo, allora molto probabilmente quella persona vi starà tradendo con un'altra o un altro. Poi, sempre se vivete insieme, dovete notare, per esempio, nel caso della donna, se è la donna che tradisce, noterete senz'altro, per esempio, se addosso c'è ancora un profumo tipo di un dopobarba che non è il vostro. Invece, nel caso di un maschio, se è il maschio che tradisce, dovete notare tipo, che ne so, un po' di rossetto sui suoi vestiti. Poi, chiaramente,
Cosa più importante è che se c'è di mezzo un tradimento, prima o poi, le persone ve lo vengono a dire. Non una persona, perché se una persona potrebbe essere una persona che si mette in mezzo. Però se per caso voi notate che per esempio uscite per fare la spesa o uscite per andare a lavorare e vi fermano le vostre amiche o i vostri colleghi, e tutti quanti vi dicono: guarda, ho visto tua moglie o ho visto tuo marito fare così, così, così. Giustamente, io se fossi in voi ragazzi, qualche domandina me la farei, perché se tutti quanti dicono la stessa cosa, o si sono messi tutti d'accordo per fare un complotto contro di voi, oppure c'è molta verità. Io sinceramente non voglio credere che le persone abbiano tempo da perdere perché complotti contro di voi, quindi penserei di più che c'è una parte di verità, soprattutto se avete notato i segnali precedenti. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e iscrivetevi a questo canale.